si rischia dai 25 ai 500 euro di multa. Quando si porta il proprio cane nelle aree di sgambamento bisogna rispettare alcune regole. Le ha messe in chiaro un'ordinanza disponibile sul sito del Comune di Piacenza. Innanzitutto i cani possono essere lasciati liberi dal guinzaglio purché sotto il controllo dell'accompagnatore che ne è responsabile. Nel caso di animali con problemi comportamentali devono essere adottati museruole e guinzaglio. Ogni accompagnatore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un tempo massimo di 15 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di accedere. Deve essere consentita inoltre la verifica del cane come dotato di microchip o tatuaggio da parte della vigilanza. È vietato condurre cani privi di protezione contro pulci e zecche. E ovviamente è necessario pulire. Le aree di sgambamento in città sono in via Tortona, via Molinetto, via Boscarelli, via Buozzi, via Negri, Parco Galeana, via Cornegliana, via Rigolli, via Marinai d'Italia, via Modena, via Penitenti. Infine sono state ricordate le indicazioni per chi rinvenisse un cane senza proprietario: dovrà telefonare alla Polizia Municipale 0523 49 21 00 o alle Forze dell'Ordine, onde attivare il conseguente intervento del servizio di reperibilità di IREN. Altro discorso per i gatti: la normativa infatti tutela la libertà delle colonie feline. I gatti che vivono liberi sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.